Credo che se si sapesse quanto costa produrre energia con il carbone o con altre fonti fossili, probabilmente lo stimolo a fare altro sarebbe più forte e non avremmo questa pressione anche molto forte sull'opinione pubblica che è stata portata a credere che per esempio fare energie rinnovabili o efficienza energetica sia più caro e quindi meno desiderabile. Quindi credo che questa sia la verità sui prezzi. Veri e sui costi, che sono anche i costi sociali, l'impatto sulla salute, l'impatto sull'ambiente che poi in qualche modo deve essere ripulito. Penso che la grande bellezza, diciamo, della sfida verde per l'economia sia quella di fare sviluppo economico senza poi dover ripulire. Ecco, quindi questo credo che sia una sfida importante. Io penso che i cittadini già fanno molto la loro parte, un po' perché la trasformazione dei comportamenti è un elemento chiave della svolta verde necessaria, però è chiaro che bisogna rendere questo più attraente, più semplice e bisogna anche fare un lavoro culturale che peraltro non è all'anno zero. Per esempio già oggi è interessante notare che tra i giovani europei il 54% non considera l'automobile come uno status symbol. Questo obiettivamente qualche anno fa forse non sarebbe stato vero. Penso che è anche un terreno di scontro, un terreno di battaglia. Che nessuno ha poi adesso vinto. Credo che la sfida dell'energia e anche dell'economia verde sia una grande possibilità per il nostro continente che ancora non è entrato nella testa di chi su questo deve decidere e quindi dobbiamo fare in modo che le decisioni siano fatte per bene e ancora non abbiamo questa garanzia.